Buonasera Feltri. Buonasera. Allora, avrà letto, no, che Selvaggia Lucarelli giorni fa ha polemizzato sui costi delle case a Milano perché, volendo acquistarne una, ha trovato i prezzi inavvicinabili. Sì, certo. Infatti lo dico anch'io. Se sono inavvicinabili, statene lontana. No, vabbè, adesso era... Che tra l'altro, in quanta pezzenti, siamo già in overbooking. Ecco, però non cominci, perché no, l'analisi... Non mi dica, non cominci subito. Ma scusi, appena cominciamo. Scusi, non cominci lei. Ma no, è che... E io le dico delle verità fattuali. Non sempre. Se la Lucarelli è una barbona... Non lo è, infatti. Se ne vada verso la periferia... Cioè? Tipo Croazia, Moldavia, Bosnia. Mamma mia. So mamma che lì mia. Un posto a Sacapelo in un sottopasso a Pola viene via a due soldi. Ma per favore, però. Ma per favore, cosa? Ma scusi, era Lucarelli che ha iniziato a insultare Milano. Non l'ha insultato perché non riesce a trovare il nido d'amore per lei, il suo giovane fidanzato. Ma non è quello. È che abbiamo visto a Ballando con le Stelle. Esatto, abbiamo visto. E che quest'anno mi pare che abbia l'età per finire la terza media. Allora cosa dici? Tanto non sono affari che la riguardano. Ah, no, è che comprendo il disappunto della Lucarelli. Ah, ecco, vede? Che magari cercava casa per stare vicino al pediatra che cura il fidanzato. Senta, guardi, che allora... No, meglio così, anche perché se lei va dalla regione, se ne va via... Le case in Lombardia raddoppiano di valore. Non credo, non basta. Senza che contare poi che io sono felice che vada via da Milano perché sono animalista. Cosa sta dicendo? Ah, dico la verità, la Lucarelli camminando per strada qui rischia ogni giorno di essere investita. Perché? Perché gli automobilisti da noi non sono abituati a guidare evitando i cinghiali. Ah, allora, no, ritiri subito quello che ha detto. Non si permetta. Ma no. Non mi permetto cosa? No, la realtà fattuale, visto che è romana... Che se ne stia a Roma, cosa dove c'è? Può grufolare liberamente. E al massimo quello che lei le può capitare è di diventare porchetta. Ma perché? Che però dai romani è apprezzatissima, per mamma cui mia. Per lei sarebbe come per noi giornalisti il Pulitzer. Ma per favore, ma basta! Ma basta, lo dico io, basta no. Cosa? Io lo dico per la Lucarelli. Milano è una città incivile, barbara, visto che abbiamo un prefetto che vieta al sindaco Sala di registrare i figli nati da coppie dello stesso sesso. Ecco, ma infatti vedo che su questo lei non è d'accordo, no? Vede male. Ma no, appena detto, non è... No, ho capito male vede io. Vede male perché a me di quello che fanno i froci... Non si chiama così. Me ne frega meno di sapere di chi c'è sotto la volpe del cantante mascherato. Va bene, non le interessa. Diciamo, non le interessa. Però dire quello, una coppia di lesbiche non può accudire un bambino perché due donne lo sfinirebbero... Ma cosa? No. Dicendogli, mangia! Mangia, no. Copriti. No, copriti. Sarebbe una fortuna. Non sudare. Io mi auguro invece con che con due uomini il pannolino al bimbo glielo cambierebbero il giorno che gli danno le chiavi della macchina. Ma non è vero. Auguriamoci invece che si possa. Ma poi voi con la destra al governo cosa vi aspettavate? I congedi di maternità per i culatoni? No, allora, tanto pensavate modelliamo. Che riguardo le pensioni oltre l'opzione donna avrebbero messo l'opzione checca? No, la smette. Oppure magari lei si aspettava che avrebbero abbassato l'IRPEF alle lesbiche mamma in quanto mia. Leccare la ciccia baffetta e lavoro usurante? Allora. Scusi, no, c'è poco da ironizzare, Io posso dire che il governo non sta facendo una bella figura, non ultimo, l'avrà visto, no, il karaoke alla festa dei 50 anni di Salvini, dai. No, ma brutta figura di cosa. Beh, dai, insomma. Sì, vabbè, avranno stonato un po'. No, ma non è la stonatura, però, no. Se lo fa Mahmood, che è negro, tutti muti. No, ma a parte che non stona. Se lo fanno gli ariani, i caucasici, Meloni e Salvini, Lilli Gruber è già in piazza che monta la ghigliottina con la brugola. No, allora, guarda, che non è perché hanno stonato, ovviamente. Ma no sì, invece, no. Guardi, sì, che alla sinistra rode di vedere un governo che sa divertirsi, che non fa di ogni cosa un dramma. Sì, però questo governo è per il popolo italiano quell'amico che quando sei a pezzi perché la tipa ti ha mollato ti porta a fare un puttan tour. Ma può usare altri e magari te lo offre lui perché hai pure perso il lavoro. Ma che discorsi sono? Sono discorsi che invece la sinistra è pesante, ma non c'è per loro tutta una tragedia. Beh, ti incupiscono
con l'ambiente, ma con la disoccupazione, con le tasse. Ma non si tratta di ma se tu agli italiani parli di tasse è come se prima di ciulare facessi i preliminari leggendo i fratelli Karamazov. Ma no. Non ti lamentare, poi se poi come Kakakazov ci passi tu. Vabbè, senta, allora io direi che dice cose fuori dal mondo. Tra l'altro sul governo ora c'è anche la polemica sull'uso eccessivo dei voli di Stato, avrà letto, no? Molti ministri. Ma eccessivo di cosa? Sì. Ma come devono muoversi secondo lei i ministri? No, però un conto... Certo, lei è comunista frechettone, vorrebbe che i ministri si muovessero in giro con l'autostop. Ma no. La chitarra a tracolla e lo zainetto pieno di marijuana. Ma questo lo dice lei? Oppure no, magari se vuole li spariamo col cannone del circo o li spediamo dentro un pacco di Amazon. Ma non si tratta di quello, però se ma lei si rende conto a quale minchiata di polemica vi state attaccando? Ma sono soldi nostri. Ma l'avete mai visto Biden voi in coda a fare il check-in al bancone Ryanair? Ma nessuno dice che devono usare... Con l'hostess che gli dice questa valigetta con i codici nucleari è 3 centimetri più larga, deve viaggiare in stiva. Vabbè, se vuole fare delle polemiche lei su tutto, scusi, sono soldi nostri quelli dei voli di Stato, quindi non è che uno può prendere l'aereo per andare... Ma l'hai mai visto Biden? Che poi è un attimo che ti perdono il bagaglio e ti tocca annientare l'umanità con 6 mesi di ritardo, con l'aggravante che noi dobbiamo sopportarci tra le balle un altro mezzo anno selvaggio Lucarelli.